Quindi cercare di farli subito, guarda il passaggio, poco effetto, su un punto di palla che la bianca passerà prima. Qui l'ho presa troppo scarsa, però è passata la prima. Però è passata prima. Quindi chiaramente è passata prima, però, quindi questa era a dimostrare che in questo caso anche scarseggiando la palla, passa sempre prima. Esatto. Cioè, se io in questa posizione andassi, che guarda l'angolo e che decido di passare prima con la mia, andassi a dare molto effetto, ho una steccata più morbida sinistra, e prendessi la porzione di palla per falli di secondo o di terza, rimpallerei. Chiaro. Come se quando prima guardavo la sponda corta qui 3-4, se avessi invece di prendere la grossa, avessi preso la porzione di palla per fare venirli subito e avessi dato poco effetto, avrei trovato l'impallo, perché la mia invece di frenarla l'avrei fatta incontrare con l'altra. Chiaro. Che in una posizione dove va frenata, e qui la mia invece di farla passare la rallento e la faccio incontrare con l'altra. Certo. Allora, qui facciamo vedere il passaggio della palla prima. Se poi guarda la lunga, proprio passa da sola. Cioè, da o sola. C'è lo striscio, o comunque passa da sola. Quando guarda l'angolo. Qui in questo momento sta guardando l'angolo, come potete vedere dall'inquadratura. Qui stecca. Non so perché. Di nuovo smezzata, però è passata. L'ho scarseggiata, sai. Io ho un problema, certo. Marco, che il braccio non mi sta a fermo. L'importante è che stia fermo sabato. No, mi fa anche male. Quindi questo è un concetto da, diciamo, da usare. Un'altra cosa importante nei rovesci, in questa maniera, è quella. Cioè, se la sponda che io vado a colpire, cioè quindi la mia palla, dopo aver preso l'altra, va a trovare la sponda lunga. Quindi se la sponda lunga la trova subito, e quindi le piglie stanno guardando nella posizione che noi avevamo detto, però la sponda lunga ce l'ho subito lì, è vicina. Nel momento che io vado a smezzare la biglia, prendere la porzione di palla per fare lo spaccio, la mia troverà subito la sponda lunga, non la potrò mai frenare, perché troverà subito un impatto che si dice in gergo la sputa. Allora sarà più facile cercare sempre di passare con la nostra, e sarà più difficile cercare di rallentare. Certo. Cioè la distanza della biglia dalla sponda lunga fa sì che io la lavoro male cercando di rallentarla, capito? Cosa che se invece larga, sempre chiaramente guardando là, perché se non c'è l'impatto, sempre guardando se in quella zona larga, là, come in questo caso, c'ho più spazio, bravo, perché ho due tratti, lavoro sulla mia biglia su due tratti, invece se è vicina, purtroppo, anche questa è un'altra cosa importantissima. La componente importante è quella di valutare se la biglia avversaria è vicina o no alla sponda lunga. Comunque, come regola generale, se la biglia guarda fino a 3 centimetri, comunque se guarda la sponda corta, deve passare, bisogna sempre cercare di far passare la nostra dopo l'altra. Sì. E quindi tutte le componenti che ho detto io a trattenere, quindi a frenare se fosse una macchina. Se la biglia guarda all'angolo, dall'angolo in poi, angolo compreso, perché poi non è facile capire dove, comunque angolo compreso, dobbiamo cercare di far passare prima la nostra e quindi tutte le componenti al contrario per accelerare, compresa l'ultima che si è detto che è quella della sponda che trova subito. Capito. Queste sono, cioè, secondo me, Marco, queste cose qui sono importanti da capire, da provare, però non si può dare una definizione e dire quando la biglia guarda lì c'è il rimpallo, quando guarda là non c'è. È un ragionamento che bisogna tenere a mente. Non so cosa sta succedendo, mi sento della musica arrivare, non lo so, ma mi sembrava, sentivo della musica. Allora, ritorniamo, parliamo sempre dell'angolo, però parliamo di un'altra angolazione. Sì, no, allora, questo è sul spaccio, si è detto raddrizzata, ho cercato di dare i concetti per il breve tempo che avevamo. Certo. Andiamo su ora un rintezzo, un inquadro, cioè su una posizione che anche questa, i nostri amici verranno benissimo a casa subito, perché è una posizione dove le biglie guardano l'angolo in questa posizione. Cioè riuscire a capire il rinterzo, il rinquarto, cioè il giro, l'angolo, come si chiama, come si deve passare, come mai si rimpalla,
cioè i rimpalli sono o quando guarda l'angolo di là per lo spaccio, oppure quando guarda l'angolo per il giro o per il rimpiazzo. Allora, intanto volevo precisare una posizione: quando la biglia guarda l'angolo in una posizione che a 45 gradi come questa, sempre dove il giro è difficile, sempre abbiamo l'angolo passante senza effetto, basta spingerla. Se te lo faccio tirare a te, lo fai subito. Così, sì, vabbè, anche perché io sono bravo, no, non è, diciamolo. Guarda, allora, le biglie sono allineate su una 45 gradi, sì, stanno guardando l'angolo, sì, quindi rinquarti, uno dice ma come lo tiro? Si può tirare tutto, però questo tiro è più semplice, certo. Senza effetto, guarda, senza effetto, porzione di palla da mandare la gialla a 5-6 cm là per fare l'angolo, senza effetto. Perché ho rimpallato? Perché l'ho presa scarsa. Te la rimetto. Perfetto. Perché rimettiamo. Io purtroppo con questo braccio è un mese, ecco, che non tocco la stella. Allora, guardiamo di nuovo il tiro. È un mese, capito, che non tocco la stella. Allora, l'ho presa scarsa, devo, sì, prendere più grossa. Ricordiamo che siamo sempre in diretta, quindi eccolo. Senza effetto, l'importante è tirare senza effetto. Ora, io prima ho fatto uno sbaglio che non esiste, uno che gioca tutti i giorni. Non può fare. L'angolo di misura... Sì. E il passaggio in solo in questa posizione, che non venga a mente di tirarlo in un'altra posizione. Allora, che se ci fai caso, quando c'è un angolo è proprio una posizione che il giro, quindi abbiamo detto, se guarda l'angolo e siamo in una posizione lunga, lo feci vedere la prima puntata, si, sì, tira il terzo col fatto degli effetti giro, che spostano, esatto, o comunque il giro passa bene prima la nostra, sì, perché andiamo su poca palla per fare il giro, quindi passiamo bene. Yeah. Quando siamo su una posizione così che guarda l'angolo, esatto, così, sempre, ora si guarda anche il giro, però sempre o in rinterzo come ho tirato io, oppure c'è sempre anche il rinterzo forte a chiudere, cioè questo, battendo forte, non si rimpalla mai, non si, perché guarda l'angolo, nella botta. La nostra biglia, come si è detto l'altra volta, sì, per un attimo si stordisce e permette all'avversaria di passare. Ha fatto, quindi, come la mia nonna, insomma, la biglia per un attimo. Sì. Si è stordita dopo il colpo. Si è stordita. Ci sono due possibilità, quindi, che non sono il giro. Andiamo a vedere ora il giro. Sì. Allora, il giro su questa posizione, perché se lo metto su una posizione troppo facile, quali sono, è uguale a prima. Quali sono le componenti che permettono, se decido di passare prima con la mia o prima con l'altra? Una staccata, dovrò, più veloce. Dovrò decidere. Se decido di passare prima con la mia, le componenti sono la forza più lenta aiuta la mia a passare. Certo. L'effetto che io do, se lo do alla mia destra, sì, aiuta nel momento che si picca, che si toccano, aiuta la mia a scambiarsi. La steccata, se è morbida, aiuta sicuramente la mia a passare, a spostarsi. Un'altra cosa, nel momento, consideriamo sempre che nel momento che le biglie si impattano, siccome questa li passa accanto da questa parte, sì, l'altra uscirà sempre, li passa così, quindi come se io a te, certo, ti passo, vedi, l'altra uscirà sempre con l'effetto buono. Certo. In questi giri, quindi conviene sempre scarseggiare casomai un pelo di più la biglia come porzione di palla, perché avendo l'effetto buono, anche se sbaglio, si corregge, chiaro, il giro, capito? Anche se ho tirato senza effetto. Certo. Se invece decido di passare con la mia dopo, quindi di bloccarla, porzione di palla più grossa, cercare nel momento che le biglie si colpiscono di non, perché questo effetto buono che prende, se è morbida passandoli accanto, se lo è sposto, morbida, sposto, le senti di più, certo, se è più forte, colpita, lo senti uguale, ma no, quindi gira meno. Siccome io mi interessa passare dopo con la mia, quindi lo devo chiudere. Allora, se voglio passare prima, ecco la steccata. Ora io lo tiro senza effetto, ma questa è una posizione che morbida. Eccolo Marco, guarda. Guarda come è venuto bene. Allora.